E penso che in un territorio come il nostro la visita di un antropologo, diciamo, conosciuto sia lasci veramente una traccia particolare per un proseguio di un discorso che noi facciamo da tempo. Sapete che le nostre presentazioni non sono semplicemente un vendere libri, ma un lasciare qualcosa. Ciro Pizzo, che ci darà un sostegno nella discussione e nel dibattito. Diciamo, questa ricerca continua negli anni. Ci sono dei libri particolari, l'ultimo è stato Nato a Casal di Principe, che non è stato semplicemente un ragionare su Casal di Principe, ma sul nostro territorio, sulle sue particolarità, le sue, diciamo, tracce positive e anche quelle purtroppo che hanno delle caratteristiche un po', diciamo, sul negativo. Io mi sono letto il libro del professore, non sono d'accordo su parecchie cose, però questa è una cosa che non mi compete stasera, ma non è che non sia d'accordo, è che mi ha stuzzicato su alcune cose, però ovviamente non le condivido tutte. Mi ha colpito particolarmente quella là sui giovani, sul fatto che questi giovani ormai, tenendo conto, vabbè, forse è equilibrato questa platea stasera in età, di quanto insomma ci stiano strappando il dominio del mondo, non lo so, nella velocità, c'è cioè l'uso di quella che io penso a questo punto possa essere considerata gramscianamente la sovrastruttura, no? Cioè gli strumenti, le cose che sono in aggiunta, questo nuovo linguaggio che ormai si è affermato, questo nuovo. La velocizzazione, cioè lo strumento computer ha velocizzato non solo, diciamo, il ragionamento, ma ha velocizzato la pratica e quindi anche tutta, diciamo, la caratteristica dell'incedere quotidiano, il muoversi in un determinato modo. Quando si arriva con la metropolitana, si esce dal tunnel, si arriva quasi a Scampia, tutti quanti col telefonino, ma io mi diverto a guardarli, osservo tutto quanto il vagone che c'è dietro. Proprio appena si esce dal tunnel si fa così, è immediato proprio. E questo, diciamo, forse è uno degli usi ormai che è diventato consuetudine, quotidiano e tutto il resto. I nostri figli la mattina aprono il giornale in quel modo. Quando magari noi sentivamo quell'odoraccio di quando si aveva la possibilità di leggere il giornale, diciamo, di prima mattina con la colazione, quell'odoraccio di stampa che poi era anche piacevole, bisogna dire, inchiostro, piombo e altre cose di questo genere. Niente, i libri del professor Niola sono diversi, la lettura, diciamo, dei suoi spunti, ecco, sul venerdì e su altri, diciamo, giornali sono un po', appunto, stimolanti e particolari. Io lascio la parola ad Annalisa che ormai su sta traccia dell'antropologia si è completamente immersa, si diverte. In casa ormai diventa tutta un'antropologia continua. Sentiamo Ciro che ha da dire al riguardo e poi il professor Viola ci racconterà un po' di cose, ci parlerà del libro o di Allora, io qualcos'altro. comincio con leggere la mail che ci ha mandato Ciro Tarantino, che purtroppo per motivi di salute stasera non è qui. Amici miei, per quanto molti candidati mi abbiano promesso in questi giorni di ridurmi la febbre, di abbassarmi la temperatura e di stimolare la propensione all'export di me stesso, un'influenza priva di ogni ottimismo mi impedisce di discutere con voi e Roland del libro di Marino Niola. Mi spiace davvero molto perché gli scritti di Marino sono sempre una magnifica esperienza di lettura, poiché permettono di leggere e riconoscere negli elementi del quotidiano, anche e soprattutto in quelli apparentemente più banali e familiari, la trama tutta della struttura sociale. E sono convinto che di questa parola, struttura, Marino è oggi tra i pochi a non avere timore. Confido allora in una mistica godereccia dell'ascolto, perché può darsi che una sera, ad Aversa, una voce possa operare una conversione degli sguardi, e la cosa non può avvenire che nella grotta del quarto stato. Un abbraccio, Ciro. Allora, niente, io introduco brevemente il libro del professore, proprio parlando un po' del mito in generale. Circa 50 anni fa, Roland Barthes scrisse I suoi miti d'oggi, descrivendo quelli che erano i miti dell'epoca, dei miti forse più concreti di quelli che abbiamo oggi.
dalla bistecca con le patatine al volto di Greta Garbo. Per l'antropologo strutturalista Lévi-Strauss, la mitologia è statica, il che vuol dire che troviamo sempre gli stessi elementi mitici combinati fra di loro, attraverso le unità minime di significato che sono i mitemi. E afferma, cosa interessante, che i miti inducono il pensiero nell'uomo a sua insaputa. Diciamo che l'uomo ha bisogno del mito, perché fa parte dell'essenza dell'uomo, la ricerca continua dello spiegare la propria presenza al mondo, del cercare il significato intrinseco delle cose. E il mito fa proprio questo, ci ricorda che c'è un altro mondo, che c'è sempre qualcosa da dire e immaginare. E in realtà, prima di affrontare questi studi sul mito da un punto di vista antropologico, molti anni fa mi sono imbattuta invece su una discussione, su una lettura riguardante il mito, che era praticamente un'intervista realizzata tra l'85 e l'86 dal giornalista americano Bill Moyers allo studioso di mitologie Joseph Campbell. In realtà, in questa intervista, che è veramente molto interessante perché propone delle domande, dà delle risposte, ma stimola nuove domande, in realtà furono realizzate 6 puntate per un network americano e tutto il materiale è stato racchiuso invece in questo libro che è Il potere del mito. E la cosa interessante è che parte delle puntate furono realizzate nello Skywalker Ranch di George Lucas, regista che noi tutti conosciamo, che affermò proprio di aver preso spunto dagli studi sulle mitologie a livello mondiale fatte da Campbell per creare il mondo di Star Wars, che è diventato mito anch'esso, come anche i mondi della finzione fantasy realizzati da Tolkien, grande studioso di folklore e di mitologie, che addirittura non ha solo scritto un romanzo, ma ha creato un mondo, ha creato delle razze, ha creato delle lingue e addirittura la storia è un mito di finzione che però è riuscito ad arrivare anche nella nostra storia, tanto che viene riattivato anche questo mito sia in Star Wars che con il Signore degli Anelli, attraverso delle convention, degli incontri, ma anche dei rituali come il matrimonio, che vengono fatti si riferiscono ai miti della finzione, come il Signore Anelli, quindi vengono fatti questi matrimoni elfici o matrimoni stellari come la principessa Leila, riattivando questi miti. Però il rito che appunto serve per riattivare il mito, in realtà prima esprimeva una forza di una realtà interiore che aveva una consistenza ben diversa, come i rituali del tarantismo studiati da Ernesto De Martino. Oggi invece il rituale è soprattutto forma e i miti e i rituali che li evocano riaffiorano le cose di tutti i giorni, proprio perché, come abbiamo detto, l'uomo necessita di trovare delle spiegazioni alle proprie domande. E il professor Gnola, con il suo libro Miti d'oggi, molto efficace, accompagna il lettore nelle mitologie contemporanee, che sono delle mitologie virtuali e limitate nel tempo, a tempo determinato, come tutto oggi nella società liquida. Ed ecco che quindi la magrezza e la life diventano dei miti. E i punti cardinali sono dei nuovi punti cardinali, come l'iPad e YouTube, che, come scrive stesso il professor Gnola, sono la prima e la seconda persona singolare dell'individualismo di massa, l'io e il tu dell'umanità comunicante, parlando e definendoli come con il termine mitoidi. E concludo leggendo un frammento del libro proprio a proposito dei mitoidi. Velocità, leggerezza, interinalità, virtualità. Le parole scelte oggi dalla storia sono dei pop-up dell'immaginario. È immagine e somiglianza di un tempo che ha congedato le grandi narrazioni. Più che miti sono dei mitoidi. La differenza non è da poco, perché i miti tradizionali sono racconti o addirittura corpus narrativi, strutturati, spesso fissati per iscritto. Mitologie a tempo indeterminato, insomma. Mentre i mitoidi sono frammenti mitici a tempo determinato, stelle provvisorie che si staccano dal nucleo incandescente dell'immaginario, né totali né totalizzanti, appaiono e scompaiono improvvisamente, sibilando come asteroidi, come meteoriti del senso che si accendono e si spengono con grande velocità, passano fiammeggiando nell'etere contemporaneo, prima di diventare lune morte di notte. Piacere presentare il libro di Marino, anche se ho dovuto accoppare l'altro giro facendo finta che avesse la febbre, gli è costato caro. No, mi ha fatto piacere ovviamente leggere Marino, fa sempre piacere perché ha uno stile assolutamente unico e godibile. Ha ragione Ciro sul godereccio dell'ascolto e anche della lettura, insomma, non è mai
non è mai banale, riesce a cogliere molti punti complessi. Recupera anche il riferimento di Annalisa subito nella definizione proposta nell'introduzione di mitoide e di mitoidi, che mi sembra possa fare il paio con gli androidi o gli umanoidi, che sembrano insomma essere, che sembra essere un po' il destino dell'umanità contemporanea. Ernesto faceva prima riferimento alle nuove generazioni o comunque dei cyborg che sono completati da protesi elettroniche, che sono quelli, e mi è venuto in mente anche un altro testo, Petit Pousset di Michel Serres, e uno dei suoi discorsi all'Académie de France, uno degli ultimi discorsi all'Académie Française, ed è un problema sentito, perché queste trasformazioni rapide, come vengono dette, sembrano esporre alla necessità di ripensare, come è proposto in questo, un catalogo della realtà e un catalogo di qualcosa che possa dare il senso della realtà. Quindi questa realtà di oggi, che le generazioni precedenti soprattutto hanno difficoltà, ci sono anch'io nelle generazioni precedenti ovviamente, i non nativi digitali hanno difficoltà a gestire, che cosa implica? Quindi c'è bisogno di un nuovo modo di pensare, quali sono gli strumenti per comprendere questi tipi di realtà? Mitoide proposta all'interno, ma rimanere sulla categoria di miti, nel al di là dell'omaggio a Roland Barthes, del confronto con Roland Barthes, penso che sia invece assolutamente voluto il mantenimento della, certo, parola mito nel titolo, nonostante poi la proposta mitoide per leggere il mito quale appare oggi. E mi piace anche questo richiamo immediato all'inizio, fatto anche da Annalisa, sul mutos, il ricorrere al mutos, perché farlo in questa società che sembra, con la tecnologia all'apice della realizzazione, della razionalizzazione, quindi sembra finalmente aver realizzato il sogno di molti, penso a molti che si occupavano anche di didattica della filosofia, del passaggio dal mutos al logos, avvenuto il passaggio al logos, ma in realtà non è esattamente così, perché il mito continua ad essere quel racconto istitutivo di un tessuto sociale, quel racconto che rende possibile uno scambio tra le persone, rende possibile la società, è un tessuto sociale che lo giustifica anche, perché è quello che copre quell'abisso iniziale in cui si pone ogni rimando all'infinito, è un incantesimo iniziale che istituisce uno spazio sociale, per me sempre così più o meno l'ho pensato il mito. Quindi questo era il primo punto sul mantenimento della parola mito, nonostante poi la definizione del mitoide e la necessità forse di aggiornare anche la categoria di mito in confronto di questa. Esistere o possiamo invece seguire il mainstream, però di fatto sta succedendo questo. E in questo senso vengo proprio alla prima considerazione che faceva Ernesto. I ragazzini sono la cartina di tornasole di questo mutamento della storia, che è un mutamento proprio del tempo storico. Quando io vedo un ragazzino, succedeva pochi giorni fa una cena con il figlio di un mio amico che ha 4 anni e digitava SMS, io lì non vedevo i tempi della cultura e della storia, ma i tempi della natura, cioè l'immediatezza della natura. E quando noi impariamo le cose, le impariamo con il tempo storico dell'apprendimento, che è un tempo fatto di prima e di poi, è progressivo. Dire che per certi versi stiamo diventando i figli dei nostri figli. E uso questa immagine, che purtroppo non è mia, mi piacerebbe molto averla detta io, è di Apollinaire, è una delle sue più belle, il rapporto fra miti e mitoidi. Io uso questa categoria di mitoide proprio per quando parlo del carattere specifico che hanno i cosiddetti miti d'oggi. Quando ci troviamo di fronte a quelle ombre davanti alle quali la nostra ragione quasi ha paura di addentrarsi, non si ferma, non è un caso che i media ricorrono alle figure del mito. Se una mamma uccide i figli come a Cogne, quella lì diventa la Medea di Cogne, oppure Pietro Maso diventa l'Edipo di, non mi ricordo dove, però, il che vuol dire che il mito è una specie di scatola nera dell'essere, cioè serve a farci vedere delle cose che noi non vogliamo neanche vedere e di fronte alle quali la ragione non è potente, non è abbastanza potente.
la ragione può molto, ma non può tutto. E il mito ci ricorda proprio questo. Allora, questi sono i grandi miti, però i miti di oggi invece funzionano in una maniera diversa. Sono narrazioni brevissime, spesso non sono nemmeno narrazioni, sono dei personaggi o sono degli oggetti o sono degli oggetti concetti contemporaneamente, come questi che ci portiamo addosso e che ci sostituiscono, sono i nostri doppi elettronici. Molte di queste cose qui durano pochissimo. Se voi pensate quante innovazioni tecnologiche che sembrava dovessero cambiare la nostra vita, adesso neanche ci ricordiamo più di che cosa sono. Vi ricordate 5 o 6 anni fa Second Life? Sembrava che fosse l'ultima frontiera della comunicazione. Adesso la maggior parte delle persone neanche sa cosa sia Second Life. E così molte di queste cose qui. O pensate all'obsolescenza rapida di tante tecnologie degli ultimi 20 anni, 20, 30 anni. Pensate oggi che la cassetta VHS, che è già archeologia, eppure sembrava che dovesse cambiare tutto, mandare in pensione il disco, tutto il resto, e invece che cosa è successo? È andata in pensione lei, tutto sommato è sopravvissuto il vinile, tant'è vero che adesso ricominciano a farlo. E allora il mitoide è questo. Allora, rispondendo a Ciro, resta pur sempre mito, ma il mitoide è la forma che prende oggi il mito. Per sopravvivere si segmenta, si frammenta e diventa piccolo, diventa light, e nello stesso tempo però rispunta continuamente, perché noi non riusciamo, e non è giusto neanche proporselo, riuscire a eliminare il mito dalla nostra vita. Non è possibile, non è neanche giusto. È un sogno tipicamente illuministico, quello lì di una società che non ha più bisogno del mito, ma una società che non ha più bisogno del mito è anche una società che elimina tutto, qualsiasi elemento fantastico, dalle motivazioni dell'agire sociale. Le difficoltà della politica oggi derivano proprio da questo: la mitologia è scomparsa dalla politica, è diventata una cosa da finanzieri, da banchieri e da gente che fa i conti. Quando la politica diventa una questione di PIL, quando fa fuori totalmente l'idea del vinto, l'idea di una tensione verso qualcosa che unisce le persone, e le persone perdono slancio e lascia il posto a quella sorta di depressione che affiora così bene per esempio nei film di Nanni Moretti. E allora da questo punto di vista il mito però poi finisce per rispuntare, perché quando noi lo cacciamo dalla porta lui rientra dalla finestra e rispunta proprio come un pop-up dell'immaginario. Esatto come quando noi stiamo navigando, improvvisamente si aprono quelle finestre che noi non vogliamo aprire, non le abbiamo aperte, anzi spesso ci danno fastidio, però succede esattamente così con il mito. Ma proprio perché questi miti, i mitoidi contemporanei, sono così veloci, nascono e finiscono con tanta rapidità, vuol dire anche che il catalogo dei miti è in aggiornamento perenne, non è un catalogo fatto una volta per tutte come quello dei miti antichi, ma è un catalogo che si aggiorna, tant'è vero che per molti versi questo libro, che pure è un libro recentissimo, è uscito pochi mesi fa, ha già bisogno di revisione, tant'è vero che il mio editore Bonpiani dice: devi già pensare al nuovo, ma perché nel frattempo sono successe un sacco di cose. Quindi è un modo di lavorare sulla realtà completamente diverso da quello di una volta, quando si lavorava con il passo lungo, con lo sguardo distante e con la pacatezza del giudizio storico. Oggi non c'è tempo per fare questo, bisogna navigare a vista, e spesso tu stai sull'onda come il surfista e devi parlare della stessa onda che ti sta sotto il sedere, scusate il termine. Questo è un gioco più difficile per certi versi, però anche divertente, vi assicuro, perché ti dà sempre l'impressione di lavorare su una materia viva, usando però le categorie forti che ci vengono dalle grandi tradizioni teoriche, dagli studi mitografici, dai classici, dei quali non si può fare a meno, altrimenti si finisce travolti dall'onda, e invece bisogna sempre poter affondare bene i pali nel fondo, perché altrimenti la corrente ti porta via. Ecco perché i classici servono, sono fondamentali soprattutto oggi, e perché io conservo tutto sommato la categoria mito e non ho chiamato il libro mitoide. L'ultima cosa, mi sto dilungando nella risposta, è perché qual è la differenza fra i miti. Questo è un libro che, come vedete, ha un titolo ambizioso, perché ha lo stesso titolo di un libro che fece epoca negli anni 50, quello Miti d'oggi di Roland Barthes, uno dei libri più importanti del Novecento. Io non volevo chiamarlo così perché mi sembrava, io dicevo, chiunque può dire questo, chi si crede di essere,
E invece la direttore editoriale di Filmpiani, cioè Elisabetta Sgarbi, ha detto no, questo deve essere il titolo, perché c'è proprio il richiamo a Barthes, diventa una specie di omaggio ed è anche una tua sfida, che poi aveva ragione lei, come sempre. I miti di Barthes erano i miti della società che usciva dalla guerra, e la società dei consumi si intravedeva, non era ancora nata. Siamo a metà degli anni 50, la Francia era un po' più avanti di noi. Erano tipici di una società che, uscendo dalla guerra, aveva alle spalle la fame, la precarietà e la miseria. Tant'è vero che i miti di Barthes quali sono? Sono la bistecca, le patate fritte, il vino rosso, il latte, Brigitte Bardot, lo spogliarello. Sono miti di un immaginario dell'opulenza che si andava costruendo, si cominciava appena ad intravedere. E sono miti, io li chiamo ricostituenti, tutti miti pieni, grassi, tipici di una società che aveva fame, aveva voglia di cose piene, positive. I nostri sono esattamente l'opposto, sono miti light, sono vuoti, sono quasi anoressici, perché sono tipici di una società che è così appesantita dall'abbondanza da avere trasformato le diete in una specie di esercizio spirituale e la magrezza in un segno di superiorità. Quindi siamo passati da quella ansia di avere pienezza, di riempirsi le case, lo stomaco e tutto, alla nostra ansia invece di fare il vuoto dentro e fuori di noi. È indubbio che oggi il mondo è diviso fra una parte, voi lo sapete meglio di me, che cerca di mangiare ancora, e un'altra parte che invece cerca di non mangiare. E proprio riflettendo su queste aporie che mi è nata l'idea per scrivere questo libro. Passo ad un altro punto che mi intrigava e si ricollega anche a quello che dicevi adesso sui classici e i pilastri. C'è un passaggio in High Life da cui io sono partito, ho fatto il fulcro poi di tutto un po' il mio discorso personale con il libro, che poi mi capita spesso di fare. Ed è questa proprio più o meno all'inizio, a parte la definizione che avevo già utilizzato, quindi il riferimento a molto più che semplici strumenti del comunicare, questi oggetti, quelli iPod, iPhone, iPad, tutti quelli con la I, sono delle estensioni del soggetto. Poi mi interessava i passi successivi, cioè simboli di identità e perciò stesso rivendicazioni di una differenza. A caratterizzare i prodotti contrassegnati con la I e i soggetti che li scelgono è proprio il loro non essere. Da una lettura generale del libro, il ricorso esplicito al termine simbolo è qui nella voce straniero, che non a caso ha un ruolo centrale nella definizione delle identità. Sono in queste due voci dove emerge con più forza questo termine esplicito, proprio simbolo, neanche un rimando al simbolico, poi invece c'è tutto un girare attorno, ma mai un riferimento esplicito al termine dei simboli e del simbolico. Allora, tu mi fai una domanda teorica da far tremare le vene e i polsi, perché che chiama in ballo proprio la teoria del simbolo e del simbolico. Io, ti dico, una cosa, allora, in questo libro io uso e rispolvero il simbolico quando parlo di temi non a caso come quelli dello straniero, che sono temi forti, temi pesantissimi, cruciali, che attraversano profondamente le nostre vite, ma le scuotono però con ricordandoci che i problemi che noi viviamo oggi non sono nati oggi, tant'è vero che i termini che noi usiamo per parlare di certe cose, pensate alla xenofobia, sono termini che usano già i greci 2500 anni fa, e anche di più forse. E allora lì effettivamente ci si trova di fronte proprio alla profondità e all'eco profonda del simbolico e di come certe cose risuonano da lontano, però risuonano nel presente, nella nostra vita oggi. In altri casi noi non ci troviamo di fronte a dei veri e propri simboli, ma dei loghi. E allora io direi che oggi succede questo, esattamente come i miti diventano mitoidi, molti simboli diventano loghi, cioè dei simboletti, degli emoticon, qualche volta somigliano più agli emoticon, mentre i simboli invece tornano a mostrare i muscoli quando il gioco si fa duro. Quando il gioco si fa duro, vi ricordate la frase bellissima di John Belushi in Animal House, i duri cominciano a giocare, e allora quello è il momento dei simboli, quando non si scherza.
non è un caso che quando si parla di straniero noi andiamo a rispolverare, a raschiare il fondo di un barile simbolico dove vengono fuori una serie di nozioni che il mondo indoeuropeo tutto sommato maneggia da almeno 3.000 anni. Pensate a tutto la terminologia dello straniero in Grecia e a Roma e anche nell'India antica, e vi rendete conto che noi continuiamo a usare esattamente gli stessi termini per parlare di certe cose. Per i greci, per i mediterranei, lo straniero per antonomasia era Dioniso. Dioniso è un dio che arriva da lontano, infatti non è greco, è uno degli dei più centrali del pantheon greco, ma viene da un'altra parte, tant'è vero che c'ha un cappello che non è da greco ma è da frigio, e c'ha la maschera soprattutto, la maschera che non si riconosce mai, tant'è vero che in tutte le mitologie dionisiache si dice che quelli che trovano questa maschera che galleggia, che arriva dal mare, non a caso arriva da lontano, non la riconoscono. Tant'è vero che vanno a Delfi a domandare di chi sia quella maschera, e la Pizia dice semplicemente di adorarla e basta. E dice: dategli questo nome, questa era una delle versioni più antiche del mito, Dionysos Sphaliotas, che vuol dire letteralmente il dio che destabilizza, vuol dire che è una cosa che arriva da fuori e ci destabilizza. Una cosa più singolare è il nome che i greci danno ai rituali dionisiaci, i rituali che mettono in scena l'arrivo di questo straniero che porta il disordine. Si chiamano epidemie. È curioso, un grande antropologo del mondo greco, Marcel Detienne, dice che la parola epidemia non nasce nel vocabolario della medicina, nasce nel vocabolario della teofania antica e poi passa in quello della medicina. Ed epidemia designa proprio l'irruzione di una potenza ignota, che è esattamente il nome che noi diamo poi a certe malattie, ai virus. Qual è la risposta dei greci di fronte alle epidemie di dionisiache? Quando pensate a come è fatto un iPod, per esempio, soprattutto un iPod nano, è un oggetto quasi invisibile, levigato, senza neanche una traccia di pulsanti, bottoni, cursori. È quasi nulla materiale, ma con una straordinaria potenza immateriale. Il che vuol dire che quel tipo di tecnologia contemporanea dell'informazione e della comunicazione sta operando una specie di metamorfosi. Ingigantisce le sue prestazioni, ma miniaturizza il supporto, che scompare quasi. Per cui, alla fine, se voi pensate a come funziona un iPod, uno di questi oggetti con le sue playlist, con le sue tracce e tutto il resto, e il passaggio dolce dall'una all'altra, un passaggio dolce senza rumore, senza scatti, vi rendete conto che assomiglia sempre di più al funzionamento della memoria. Non c'è più la traccia della meccanica, la traccia meccanica dell'informatica tradizionale, quella da cui siamo stati abituati fino a qualche anno fa. Non ci sono più cursori, non ci sono più off e on, è come se tutto questo avvenisse quasi fisiologicamente. Questi oggetti diventano una sorta di prolungamento della persona, sono una categoria ibrida a metà fra la cosa e la persona. Non sono più cosa semplicemente, non sono ancora persona ovviamente, e somigliano molto agli ibridi della mitologia. Vi ricordate gli esseri ibridi della mitologia classica? Sono degli, non so, i centauri, le sirene, che hanno sempre una caratteristica, sono due in uno, sono due corpi, ma proprio quello, il fatto di avere due corpi, pensate a Chirone o a Nesso, questi centauri, vi ricordate i primi 15 minuti della Medea di Pasolini? Da questo punto di vista sono un capolavoro vertiginoso, proprio perché sono due, sono capaci di prestazioni interdette ai comuni mortali, quindi sono già allora degli esseri multitasking. Col vocabolario di oggi noi stiamo realizzando questo, che va verso, che secondo me il simbolo mantiene l'equilibrio tra la parte immateriale virtuale, riferimenti immateriali, e la parte visibile, la parte di supporto materiale. C'è sempre questo equilibrio che non va rotto per mantenere la dinamica o lo status di simbolo, probabilmente. Oggi invece la tendenza è per un'ipertrofia verso il supporto materiale, e mi è piaciuto il SUV, l'articolo sul SUV, che è proprio una macchina con ormoni, sembra un
dopato, una macchina dopata, muscolare. È proprio quello, l'invasione anche dello spazio altrui e la pretesa di avere lo spazio dell'altro, lo spazio libero e sgombro. Per le vicende poi più folli, perché molto spesso il SUV viene poi usato per accompagnare i figli a scuola, andare a fare la spesa, tutto quello per cui non è assolutamente pratico, però è proprio il supporto ad uno status symbol che qui diventa qualcos'altro. E poi questo tema dell'ipertrofia verso l'immateriale, la virtualizzazione, perché c'è una tendenza a ridurre, a miniaturizzare, però con capacità sempre più grosse di memoria, quindi piccole schede da 8 giga, 16 giga, 32 giga che non bastano mai. Quindi questa rottura di un equilibrio tra l'immateriale e il materiale. E un altro termine che torna, che mi ha fatto pensare, è quello di format. Rispetto a frame, cornice di riferimento, anche narrativa e o forma, torna invece costantemente il format, forse per uno spostamento verso il visivo, l'iconico a cui rimanda di più il format, quello era un altro punto di questo, che è una delle parole, secondo me, se si fa un conteggio delle parole più ricorrenti nel testo. E io dicevo gli oggetti con la AI, cioè tutti gli oggetti della Apple. Gli oggetti della mela smozzicata di Cupertino hanno questa caratteristica, ed è interessante studiarsi l'advertising della Apple. Le loro campagne pubblicitarie lavorano sempre sul non essere dei loro oggetti, non ti dice quello che sono, non ti dicono quello che non sono. A suo tempo l'iPod non era per esempio un Walkman, l'iPhone non è un telefono, l'iPad non è un computer, c'è sempre uno scarto su cui si piazza il prodotto, ed è proprio questo, serve a creare distinzione, perché così quelli che hanno gli oggetti dell'Apple non sono come gli altri, tant'è vero che è una sorta di setta quella del popolo della mela, è un poco solo degli gnostici per certi versi. E quindi questo mi interessava, ed è talmente vero che diventa una specie di pronome personale, quell'AI diventa una prima persona singolare. A un punto tale che anni fa, io questa la racconto sempre perché la trovavo veramente divertente e singolare, a Ferrara, in un centro Apple piuttosto grande, sono andato in bagno e sulla porta c'era scritto iChess. quello vuol dire che diventa... Allora quello è il format, quando riesce proprio a diventare modo di essere anche delle persone, di pensare, quindi formatta le mentalità. E vengo subito al sub, che è troppo sollecitante, perché non mi so sottrarre alla tentazione. Quando ho scritto il pezzo sul sub, devo dire, ero particolarmente cattivo. Ma non perché io ce l'abbia con chi c'ha i sub, anche se spesso ci danno fastidio, diciamo la verità. È un'occupazione di spazio. Mi ha sempre colpito una cosa, intanto. Il sub è una caratteristica proprio dell'immunizzazione contemporanea. Noi, proprio perché per le paure di cui parlavamo prima, per la paura dei contatti, dei contagi soprattutto, abbiamo tanta paura. Lo straniero ci fa paura il contagio, per cui ci chiudiamo in questa sindrome immunitaria. Poi in realtà scopriamo, se cominciamo a riflettere a fondo su noi stessi, che a farci paura non sono gli stranieri, ma è la nostra solitudine, è questa immunità che ci chiude rispetto agli altri. I nostri genitori e nonni non erano così soli come siamo noi, avevano le relazioni coi vicini, avevano una rete comunitaria che rendeva le persone più sicure. Io sapevo che se non mio figlio mi sfuggiva, però c'era la vicina che lo guardava e si sostituiva a me, e viceversa naturalmente. Noi questa rete l'abbiamo spezzata, siamo soli, chiediamo tutto a noi stessi, siamo disperati per questo, spesso perché non ce la facciamo ovviamente, e la paura vera è questa, è la solitudine che fa paura. Il SUV io credo che sia proprio l'emblema di questo, perché è una macchina spesso inutile. Voi pensate, l'Italia del miracolo economico con le famiglie numerose andava nella 600 e stavano tutti lì dentro. L'Italia che fa sempre meno figli, invece spesso addirittura famiglie senza figli,
sono perse dentro questa immensità, questa macchina fortezza. Il Sud è proprio questo, è un'intercapedine immunitaria fra me e il mondo, è una macchina corazza, è un po' tank, fra l'altro. E quindi, da questo punto di vista, come devo dire, il mio rapporto con l'esterno, con gli altri, con quelli che sono fuori da questo guscio, diventa un rapporto quasi militare, dissuasivo, una strategia dell'attenzione che faccio male, una specie di macchina arma. E questo sta contagiando anche altri oggetti, diventa virale questa forma. Voi pensate come sono fatti adesso i passeggini dei nostri bambini, sono dei SUV anche quelli. Questi bambini sono isolati e persi lì dentro. Il passeggino tradizionale non era così, era fatto di materiali morbidi, di stoffa, di tela, e chi ci stava dentro, il bambino, sentiva il contatto fisico con chi lo portava il passeggino, e quel contatto era importante. Adesso il bambino è perso dentro questa specie di capsula spaziale lussuosa, se vogliamo, ma isolante totalmente. Abbiamo fatto così perfino con le forme delle cose che mangiamo. Pensate al gelato, il gelato tipico del miracolo economico che nasce negli anni 60, il ricoperto cosiddetto. Che cos'è? È un pochino di gelato di crema con una sfoglia sottilissima di cioccolata. Il gelato che noi mangiamo adesso, certi magnum o così, che cosa sono? Sono dei gelati potentissimi, super addizionati, blindati da uno strato di cioccolato antiproiettile. E allora questo vuol dire, le forme degli oggetti non sono mai casuali, perché una società negli oggetti riflette anche le sue paure e i suoi desideri, sia i sogni che gli incubi. Allora da questo punto di vista il Sud mi è sembrato un oggetto davvero indicativo. E l'altra cosa era quella della, che avevo già accennato prima, e Ciro giustamente la richiama, questa idea della potenza di questi oggetti piccolissimi che noi portiamo addosso. Voi pensate che ci sono questi telefonini ormai che hanno 64 giga, così, con delle memorie spaventose. Ci puoi mettere dentro mezza biblioteca di Alessandria, se non una intera. E spesso non servono, come sapete, però tutti quanti vantiamo la potenza di questi oggetti. E allora questo, quando io ho cominciato a scrivere il saggio su questo, pensavo tutte le mitologie, quelle dell'origine, che racconta l'origine del mondo, hanno sempre un episodio che c'è sempre in tutte, la gigantomachia, vi ricordate? Cioè la lotta fra uomini di dimensioni normali o gli dèi e i giganti. È sempre una lotta che serve a stabilire le misure del mondo. Esattamente oggi è in corso una gigantomachia digitale che sta cambiando le misure e le dimensioni del mondo, dove non si misura più in metri semplicemente, ma tutto si misura in mega, poi in giga, poi in tera, sempre di più. E molto spesso noi vantiamo queste potenze senza neanche conoscere il funzionamento degli oggetti che usiamo. Il nostro rapporto con la tecnologia, tranne gli informatici, che sono una categoria particolare di matti, matti esoterici, però per il resto noi abbiamo un rapporto magico con questi oggetti, li usiamo e loro sprigionano questa potenza, ma noi neanche capiamo come si fa, come fanno. E questo lo dicevano curiosamente proprio i vertici della Apple quando hanno lanciato 4 anni fa ormai l'iPad. Loro dicevano, quando un oggetto supera le capacità di capirne la portata, allora siamo nella magia. Dice, finisce per sembrare magico. Però è curioso, questa frase la dice pari pari, però più di 100 anni prima, molto più di 100 anni prima, James George Frazer, il fondatore dell'antropologia, nel Ramo d'Oro. Il che vuol dire che questi oggetti per certi versi fanno riemergere una specie di pensiero magico, e questo poi li rende ovviamente interessanti per un antropologo.